vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Buonasera e benvenuti al Pala to Live. Questa è la 18esima giornata di Serie C1 del Girone A, quella in cui la Virtus Stella Azzurra, padrona di casa in maglia bianca con la consueta banda orizzontale rosso-blu, ospita il Valencia, penultimo in classifica. La squadra di Dimito e Beccaccioli è terza e deve tenere il passo delle prime due stasera. Offre ancora Costi. Più veloce lo scorrimento della sfera qui sul parquet del Pala to Live rispetto al circolo Stellazzurra. Ciaralli dentro con una palla straordinaria e con Becchi che è in girata. Un mezzo tacco davvero molto bello da vedere. 1-0 Virtus Stellazzurra, che grande azione. Da Fioravanti, la protegge Fioravanti, di fronte a sé Costi e Becchi. La fa passare per De Lucia e c'è la prima parata anche di Rossi Merighi. Non è angolo ma rimessa laterale molto avanti per Costi. Gliela rigiocano e di fronte alla porta sbaglia un gol praticamente fatto a Nutt. Gliela rinvia addosso Stramenga però. Allora la palla è ancora in linea difensiva per il Valencia che la perde. E c'è un uomo che non perdona, è Andrea Di Pascasio. Segna il gol del raddoppio per i ragazzi di Beccaccioli. 2-0 Virtus. Galluzzi. Se la sposta Galluzzi e non va lontanissimo dalla gol che avrebbe accorciato le distanze. Lungo Margaglio, bisogna la stoppa, bisogna trattenuto e c'è fallo. De Lucia con deviazione, De Lucia su calcio di punizione rimette in gara il Valencia e il gol dell'1-2 dei ragazzi di Ronchi. Data lunga a sinistra. C'è un lancio poi, Galluzzi che può involarsi e andare col sinistro. Rossi, Merighi in calcio d'angolo. Bisonà passa da Galluzzi, Galluzzi ancora lui. Gino Galluzzi fa tutto da solo e fa soprattutto 2-2 per il Valencia, dedica tra il pubblico. Pascasio di nuovo. Costa. Ciaralli. Azione veloce qui della Virtus, Di Pascasio, 1-2, che si chiude, Di Pascasio! Ecco quello che aveva chiesto Mirko Beccaccioli tra primo e secondo tempo. Palla veloce, palla diretta, 3-2, Virtus Stellazzurra, doppietta di Di Pascasio. A lungo, Margaglio controlla dopo l'assistenza di Fioravanti, una grandissima azione del Valencia! Che mette in movimento tutti i suoi giocatori e fa finalizzare il centravanti, segna Fioravanti, 3-3 Valencia. Ola indietro da Bisonà, c'è una soluzione fuori, ancora Galluzzi in aria, l'appoggio e De Lucia va alto sulla traversa, poteva essere la palla del 4-3. Galluzzi protegge fino a un certo punto, poi interviene in scivolata, calcio di punizione per la Virtus. Gino Galluzzi che era ammonito, qui ha rischiato moltissimo. Seconda frazione, quando Ciaralli è pronto alla battuta di questo calcio di punizione per fallo di Galluzzi, ecco la sua rincorsa. Bomba di Ciaralli! Forse anche una deviazione, ma la sostanza dice che il gol del 7, il capitano della Virtus, fa 4-3. Girone, Hanut, Hanut, la porta Hanut! Che da terra! In qualche modo segna uno dei gol più importanti della sua stagione, è quello delle 5-3 per la Virtus Stellazzurra qui al Pala to Live. Platealmente quando arriva il triplice fischio del direttore di gara, soffre ma alla fine vince meritatamente la Virtus Stellazzurra, 5-3 sul Valencia nella 18esima di Serie C1 per quanto riguarda il Girone A.